E ciao a tutti ragazzi e benvenuti. Sono qua sulla mappa Italia di Edo. Per me è un grande onore. Questa che vedete è la masseria Parma. Adesso con calma vi faccio vedere una carrellata di dettagli di come potete gestire voi la zona. Praticamente lascio a voi, insomma, l'immaginazione qua. Ho messo dei bancali, ho messo degli attrezzi su idee mie, ma anche ci siamo sentiti ovviamente con Edo, che mi ha dato appunto degli spunti, mi ha detto dove sono le parti con collision, dove poter mettere i bancali, eccetera. Quindi io sono qua appunto per mostrarvi un gameplay e una specie di preview, ma adesso ne parliamo con calma. Iniziamo. Ed ecco come inizia una mattina soleggiata su questa fantastica mappa. Ringrazio tantissimo Edo per rendermi ambasciatore, diciamo, del suo capolavoro. Abbiamo parlato nello scorso video, nel primo video, che lì non era un gameplay, ma era appunto un punto della situazione, quindi un discorso sullo stato avanzamento dei lavori, com'è la mappa, i dettagli tecnici della mappa. Per chi non l'avesse visto, anche prima di guardare questo video, vi inviterei, e vi lascio il link in alto a destra, di andare, diciamo, a recuperarlo, perché qua sì, riassumerò un po' i punti chiave, però non tutti, e quindi per chi non sapesse, anche se dubito di questo progetto, appunto, ripeto, invito, andate a vedere ed aggiornatevi in pratica. Sono qui infatti per portare non proprio una serie, ma dei vari preview. Abbiamo stabilito la zona di lavoro con Edo e quindi non posso mostrare tutto ovviamente, ed è giusto così, anche perché ci sono dei lavori ovviamente da finire. Quindi non chiedete neanche notizie, non chiedete spoiler, non chiedete niente. E oltre a tutto quello che vedete, fate pure domande. Ripeto, c'è anche l'altro video che sicuramente potrà, come dire, rispondere al 90% delle domande che avete in mente voi. Una di queste era sicuramente quanto pesa la mappa, com'è la mappa, si sarà per console. Sì, ragazzi, io ho un PC che non è performantissimo, diciamo, non è una ciofeca, è un PC normale e la mappa, pur essendo, diciamo, di molti megabyte, va via liscia come l'olio, non ha nessun problema. Ho inserito anche altre mod particolari, non tantissime ovviamente, perché è sempre bene non caricare, diciamo, le partite di un sacco di mod, ma questa è una nozione in generale. E io vado via fluido, ripeto, con un PC che è mediocre, non è chissà cosa, quindi ragazzi non preoccupatevi. E anche per il discorso console, ci sarà anche per console. E Edo e il team praticamente hanno l'idea di portarla sicuramente su console. Se ci dovessero essere problemi, appunto, perché magari, ma cose tecniche, diciamo, della Giants, eccetera, hanno comunque previsto di fare un'altra versione, quindi potrebbero fare anche una versione, tra virgolette, alleggerita, per comunque approdare su console. Quindi non preoccupatevi di questo e intanto godetevi i dettagli. Sono qua apposta, ripeto, non posso spoilerare troppo. La puntata sarà anche, tra virgolette, breve, su un quarto d'ora. Partiamo qua con una trebbiatura, che è una cosa abbastanza canonica da fare come primo lavoro su quando si inizia una serie. Dopo non è la regola, però ci siamo accordati anche con Edo e ci sembrava giusto avere subito un campo qua, per poi in successione, nelle prossime puntate, che probabilmente avranno una cadenza mensile, e portare appunto le altre lavorazioni. Quindi il resto lo vedremo strada facendo. Guidando vi mostro che bisogna essere millimetrici. Ed è questa una delle particolarità di questa mappa, che mi piace da matti, che appunto
gli spazi aperti ci sono, ma bisogna appunto guidare, insomma, un po' con attenzione. Adesso vorrei iniziare il campo, ma vi faccio vedere una cosa. Ecco, non trebbiate quando le colture sono troppo bagnate. Questo per dirvi che la mappa ovviamente è season ready, quindi non preoccupatevi. Ho fatto passare un altro po' di tempo, ma questo, ripeto, è una cosa peculiare della season. E ho voluto mostrarvela per, tra virgolette, anche rimediare che l'altro video, seppur completo di mezz'ora di chiacchiere, mi ero, tra virgolette, scordato di dirvi che la mappa è pronta per la season, è season ready, quindi non abbiate timori di questo. Infatti sono qua a trebbiare appunto frumento, ho messo pure una season di Matteo, che saluto e ringrazio anche perché ho là il suo fantastico Fiat, che questo è privatissimo, quindi non chiedete nei commenti, vi ringrazio. Adesso vi porto in giro appunto a fare un paio di giri di campo su questa reskin della Laverdak, anche questa, ok, era stata fatta una preview da me nella scorsa estate, ed è appunto una lavorazione fatta così come primo episodio per star qua in questo campo adiacente alla masseria Parma, per mostrarvi che già qua, e questo vorrei che poi voi stessi coi commenti o qua sotto il video o anche direttamente sulla pagina Facebook o Instagram di Edo, e gli faceste sentire, diciamo, la vostra presenza, perché il suo dubbio era che magari a mostrar troppo potesse calare il vostro interesse per la mappa. Secondo me questa cosa è l'unica cosa che posso dargli contro, diciamo, perché per me non è vero niente, perché è giusto non mostrare tutto, per carità, però io sono convinto che anche se voi poteste vedere, fosse finita, poteste vedere ogni centimetro quadro della mappa, sicuramente uno la scaricherebbe anche dopo averla vista tutta, perché sono convinto che uno su una mappa del genere ci vuole giocare e mi permetto anche di dire ci deve giocare, perché, come ho già detto, tanti sanno, sono su farming anche se pubblicamente da 2 anni, però su farming personalmente sono da 10 anni. In una qualità del genere non si è vista spesso, oserei dire mai, specialmente la cura nei dettagli. Ripeto, non posso mostrarvi tutto, dovete voi rubare con gli occhi in distanza. Poi magari più avanti sicuramente vedremo meglio qualcos'altro. Ripeto, non è una serie nel senso che decido io dove andare a fare, e è una preview continua, perché ripeto la cadenza sarà probabilmente mensile, in accordo appunto con l'autore. Ci siamo delimitati la zona, abbiamo detto facciamo questo qua, perché anche in realtà qua è, non dico finita, ma quasi. Prossimamente magari vedremo un attimo qua sotto che c'è la zona suini e niente. Intanto, vabbè, proseguiamo qua con la trebbiatura. Vi posso, diciamo, anticipare che è un piccolo spoiler, ma non voglio dire troppo, infatti ne parleremo prossimamente. Vi ho detto che è una mappa che deve, dovrà essere giocata e fatte su non so quante ore. Ci sarà pure anche, vi dico solo una parola e non vi dico nient'altro, quello che ci sta dietro, ripeto, ne parleremo quando sarà ora, la parte vigneti. Tenete a mente questa parola, hashtag vigneti, facciamo. E niente, queste sono le cose principali da dire oggi. Adesso io qua mi sto godendo le manovre sui bordi del campo, con questo Bras de Ferri, come piace a me definire i mezzi storici, quelli zero elettronica, solo meccanica. E quindi, proseguendo, appunto, volevo farvi notare, come ho già detto prima, che forse il vostro pensiero più grande era appunto se per via dell'estrema qualità la mappa fosse pesante. Io vi posso dire di no, assolutamente, ripeto. Quindi gli accorgimenti che aveva adottato, che vi ho spiegato la volta scorsa,
del clip distance, degli oggetti vicini e lontani e di tutti questi accorgimenti, poi anche del discorso della sapiente uso dei poligoni. E sono tutte cose che fanno sì che la mappa sia comunque leggera ad un uso in game, ma che mantenga veramente una qualità estrema, perché lo vedete da voi, cioè non serve che vi dica guardate lì, guardate là, intanto che parlo, intanto che lavoro, guardatevi intorno ovviamente e lo vedete. La cura, ripeto, è maniacale, sarà capito dalle foto, però finché non entrate in partita, finché non girate, finché non vi avvicinate agli oggetti, finché non vedete tutto, ragazzi, non potete capire. Spero che dal video, ovviamente questo appunto proprio del gameplay, si capisca di più che dalle foto che vi ho presentato, eccetera. Però fidatevi che solo le strade qua valgono tutta la mappa, la masseria, proprio tutta la costruzione in mattoni. Le strade qua col cemento fatto lì con le nervature, diciamo a 45 gradi per dar più trazione a salire, sembra vero, insomma, non, veramente non posso che spendere belle parole, ma non perché ce l'ho qua adesso sotto mano, in anteprima o cosa, lo direi comunque anche dopo, cioè è proprio un dato di fatto ed è inutile negarlo, quindi è così. Ripeto, poi lo stato d'avanzamento, abbiamo detto che era al 60%, diamogli qualche punto percentuale in più perché è passato anche più di una settimana dello scorso video. Quindi non c'è una data di uscita, non chiedete, per il momento uscirà quando è pronta, è la classica frase da dire. Perché non dovete mettere fretta, lui si sta lavorando nel suo tempo libero, diciamo, spende del tempo libero appunto per portarvi una perla del genere. Potete sostenerlo su Facebook, cioè su Facebook ha un suo link per ovviamente donazioni e contributo volontario, quindi. E niente, quindi non c'è una data di uscita. Vi ricordo inoltre che il farming slitterà la sua uscita, il farming chiamiamolo 21 anche se non si sa quale sia il nome. Però il discorso che vi ho già fatto, che l'ha fatta disegnata in AutoCAD per le strade, eccetera, poi ha usato Blender e ha già, come dire, messo in cantiere la possibilità di una futura conversione. Quindi, prima o dopo arriva, quindi prima o dopo ve la godete. È già in previsione appunto di convertirla anche per il titolo dopo. Quindi, non sarà che magari esce il mese prima che finisca Farming 19, dopo non la potete godere nel capitolo dopo. No. È già in previsione, che l'ho detto anche nell'altro video, e la parte di conversione, diciamo, ecco. Poi la scorsa volta, ripeto, avevamo visto la novità che era BGA, e quest'oggi, ripeto, sono tra virgolette forzato, ma giustamente ed è così che funziona a farvi vedere solo questo. Prossimamente, come vi ho detto, tanto oggi ho fatto il giro al contrario qua per arrivare circa a riempire la trebbia, non so se riuscirò. Comunque, una volta arrivato di nuovo al Fiat, li scarico e ci salutiamo. Ma la prossima volta appunto andrò a scaricare probabilmente il campo, anzi senza probabilmente lo finisco dietro le quinte, così faremo altro e saremo sempre qua in zona per mostrarvi appunto lo stato di avanzamento di tutto quanto. Quindi ora col secondo giro, ma già col primo vi sarete accorti anche della morfologia del terreno, che è fantastico, non è ovviamente regolare, è tagliato fuori come è, tra virgolette, diciamo in natura, ma com'è in realtà, e le pendenze sono veramente belle perché campi piani, sì, bello bello, funziona tutto, però qua proprio c'è quel gusto in più nella guida, nella dimestichezza, diciamo, del lavorare. Mancherebbe, sì, sicuramente qualcuno mi dirà, mancherebbe un'autolivellante, però quello è un altro capitolo a parte. Probabilmente qualcosa arriverà. Qua, ragazzi, diciamo che tiriamo i remi in barca,
o tiriamo, non so, le leve della Laverda, vedetela voi. Quindi sugli ultimi minuti assieme. Spero vi sia piaciuto. Spero di essere stato all'altezza, insomma, di aver fatto un buon lavoro per rendere sempre merito e giustizia a questa mappa. Quindi ringrazio nuovamente Edo per la fiducia e per le dritte che mi ha dato, insomma, su cosa fare, eccetera. Quindi lascio a voi, insomma, adesso il compito di scrivere nei commenti. Ripeto, scrivete a me, scrivete a Edo, vi lascio i suoi link in descrizione sia di Facebook che di Instagram. Dalla masseria Parma per questa volta vi dico che è tutto e ci vediamo prossimamente. Andremo magari a vedere un'altra parte qua della mappa. E detto questo, ringrazio Edo, ringrazio voi e fai bravi, alla prossima. Ciao ragazzi, ciao a tutti.